Buonasera a tutti, buonasera agli amici di Country Live. Siamo qui all'Osteria Nero Venere a Porcia e ho il grandissimo piacere di essere in compagnia di Loris Della Vetta, che è il musicista, cantante, chitarrista dei Beer Drinkers. Lo chiamano Big Cowboy perché oltre ad essere è un grande uomo, un grande talento, un grande cuore, quindi tutto big. Ascolta, Loris, noi ci eravamo visti qualche tempo fa per la presentazione del vostro ultimo, sempre a Porcia, per la presentazione del vostro ultimo album, che è This Is For You, giusto? Che è bellissimo, che io ce l'ho, è bellissimo. Marzo, giusto. Era marzo. Marzo, perché festeggiavamo 25 anni di gruppo, di band. Ah, ok, cioè, c'era il motivo anche. Eravamo giovani, magri. Ascoltami, oggi invece sei qui per proporci qualcosa di acustico, quindi un'emozione un pochino diversa. Ci racconti un po' la differenza tra questi due approcci? Sì, allora io adoro suonare con la band, con tutti gli altri, anche perché per presentare il disco eravamo in otto, tu hai visto, quindi sul palco posso anche far finta di suonare, basta che canto, insomma, va bene. No, però diciamo che come mi piace molto l'approccio acustico in duo e in trio, sempre con Beer Drinkers oppure American Acoustic Strings con Valentina Mazzaretto, certo, e Lorenzo, certo, Risi, che saremo a San Donà il 25 di questo mese. Imperdibile. Saremo San Donà in trio, però due volte l'anno mi piace questa cosa intima dell'unplug da solo, chitarra e voce, con i miei sbagli, però con tutto il cuore, perché io do tutto quando canto, quindi insomma non importa lo sbaglio tecnico. Poi c'è un trucco: siccome il locale non è enorme, è già tutto prenotato da amici, nessuno si permette di dirmi niente. Ascoltami, io prima noi sotto banco qua ci siamo un po' scambiati, tu mi hai dato i tuoi CD, io ti ho dato i miei romanzi country, quindi abbiamo fatto un po' di scambio culturale. Volevo chiederti, nel tuo country, il country come lo vivi tu, come lo vivete voi proprio anche a livello di gruppo, quanto diciamo in qualche modo subisce una cosa, non è un bel verbo perché casomai è un valore aggiunto, altre non lo so, influenze, quanto vi ispirate ad altro, quanto è qualcosa di vostro, come lo vedete, come lo vivete? Guarda, semplicissimamente, io molti anni fa avevo cavalli miei, io avevo un quarter, un paint e una palusa, e uno da reining, faceva gare, l'ho portato al Futurity, quindi insomma, cavolo, ero dentro quel mondo lì, spendevo un patrimonio e poi non potevo più permettermeli, però diciamo un po' i cavalli americani, un po' le Harley, ho sempre avuto la moto, non ho sempre avuto Harley, adesso ho l'Harley, però ho sempre avuto le moto stile americano, anche quando non ero... È un vero country boy a 360 gradi. Ho vissuto un periodo in Virginia, quindi insomma sono stato anche non da turista in quel paese. E poi l'influenza invece musicale è un po' mista. Io ricordo che da bambino, essendo mio padre nella polizia americana, stato qua ad Aviano, e nelle cassette, perché adesso quando dici le cassette, che di cassette di frutta, no, c'erano le cassette Philips, le stereocassette, mi ricordo la prima cassetta di Merle Haggard che mi avevano dato, che io non sapevo chi fosse, ho cominciato a sentirmi, a risentirmela, ed era sempre quella, non avevo altro, certo. Qui non arrivava granché, poi è cominciato ad arrivare qualcosa di Garth Brooks, qualcosa di Alan Jackson, però Pat Green non lo trovi in Italia neanche oggi, però oggi puoi andare su Spotify, puoi andare dove ti pare. Hai altri mezzi. Esatto, hai altri supporti sui quali puoi ascoltare qualsiasi tipo di artista nell'ambito della musica country o comunque similare. Io faccio più americana come genere, ma perché? Più che altro perché tu fai quello che senti, certo. Quindi tu subisci, perché secondo me è giusto dire subire, subisci le influenze di quello che hai intorno, che possa essere il mondo dei cavalli, ma anche la terra dove sono cresciuto, e non sono nelle big prairies, no? Certo. Quindi sono in Italia. Se canto in italiano sembro pupo, sono due pupo sembro perché sono grande, però mi è sempre venuto da scrivere in inglese, testi semplici, cose non importanti, però cercare di trasmettere quello che sentivo, e lo faccio così, cioè, quindi il genere è mescolato, è un melting pot anche questo, certo. Anche se le radici sono comunque della musica. E hai portato avanti questo insieme a grandi, grandi musicisti, e ci sono state anche collaborazioni molto importanti, perché anzi ti lascio nominare coloro che... Nel disco è stato un po' da ridere, perché avere personaggi come Elio Martina, che probabilmente è uno dei più grandi pedal steeler in Europa, o Johan Jansen, anche lui uno dei grandissimi pedal steeler in Europa, ma lo stesso John Santoro, che è uno dei grandissimi in Italia, ma è comunque uno dei buoni pedal steeler in Europa anche lui, e poi chitarristi come Manuel Verardo, che spaziano magari in più generi musicali, ma che hanno quell'umiltà e quella cultura di entrare
nel genere di ascoltare, non voler ma io so. E lo stesso Lorenzo Risi, che è un bluesman fantastico con il quale cantiamo insieme a Valentina, è anche un bluesman fantastico che però ha queste radici anche lui legate al country, e il blues non è così lontano dal country, quindi queste cose qua sono la parte bella della musica. Claudio, che ha condiviso con me gli album sempre, è sempre stato l'autore più prolifico. A lui dai un testo, dopo 10 minuti esce con una canzone, ma non in re do sol, viene fuori con una canzone. Esatto. Buon per lui. E lo stesso gli altri componenti. E, è chiaro che, sai, la musica è sempre condivisione. Se tieni tutto per te, non la stai anche dando a te. Quindi se tu riesci, perché faccio queste serate? Appunto sapere che c'è qualcuno che, tu hai fatto strada, sei stati carini, ma c'è qualcuno che comunque si prende la domenica sera e ti fa piacere, perché comunque viene a ascoltare te. E tu a queste persone, già anche per chiudere un attimo, queste persone che amano il country e che magari a volte non sono neanche abituati a viverlo in questo modo, cioè venire a prendersi la serata per ascoltare magari un acustico, allora che cosa consigli e cosa diresti ad altri perché abbiano la voglia di forse cambiare anche un pochino prospettiva e aggiungere qualcosa, perché non si toglie niente al divertimento e alle serate. Io nel 2000 ballavo land dance, quindi insomma non si toglie nulla e non si vuole, però cosa diresti per dire vale la pena anche di seguire questo? Allora, secondo me in acustico rispetto a qualsiasi, parliamo a qualsiasi livello, in acustico rispetto alla band, you can touch his heart, really. Certo. E quindi arrivi... Dici che puoi veramente toccare il cuore. Sì, arrivi veramente sull'artista o comunque sul musicista, perché non voglio adesso proclamarmi artista. Tu puoi chiamarmi come vuoi, ma insomma, lo faccio per passione e tanti anni. E arrivi più vicino, infatti io ho detto una serata unplugged, molto intima, è bello non avere il palco, essere seduti qua davanti alla gente e condividi tutto, compresi gli errori, ma chi se ne frega degli errori, importante, non mi prendo avanti perché ho bevuto un po', ma direi appunto che anche chi è abituato a ballare, eccetera, o anche solo a ballare, e ascoltare la musica del DJ che va benissimo, ma quella non sbaglia mai. Quella c'è sempre e il cuore lì non c'è. Ed è sempre uguale a se stesso. È un CD, il cuore non c'è. Ogni tanto sentire qualcosa dal vivo penso che sia sempre bello. Noi, ecco, questo ci manca dalla realtà americana. Se tu vai a Nashville da un locale all'altro, c'è gente solo dove suonano dal vivo. Anche cose proprie, non cover. C'è tutta la cultura di andare ad ascoltare, cosa che da noi forse un po' meno. E lì funziona con le mance. E lasciano un sacco di mance. E se un locale. Si può vivere di quello. Sì. E se tu non entri in un locale dove non c'è nessuno, perché non suonano dal vivo? Qua da noi è un po' quasi il contrario. Però grazie a artisti come te possiamo avere comunque l'occasione di vivere un po' di questa atmosfera che altrimenti qualcosa ci mancherebbe fa, tantissimo. Sì, Loris, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, assolutamente. Ascolteremo adesso questa bellissima serata e ne trasmetteremo qualche pezzettino per voi. Grazie ancora da Loris e da me. Un bacio. Ciao a tutti. She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew